Per la cena di questa sera ho preparato per voi un buonissimo brodo di carne. Vi spiego come realizzarlo con il nostro Messier Cuisine Connect o con il Messier Cuisine Plus in pochissime mosse in maniera molto semplice. Seguite il video e scoprite come ho fatto. Per preparare il nostro brodo di carne ci servono innanzitutto 1400 g di acqua, equivalenti quindi di 1 litro e 400 ml. E poi ci serve del bollito, io preferisco del bollito senza osso, tra i 4 e i 500 g di carne, una carota, una cipolla, due patate piccole oppure una patata più grande, 3 o 4 pomodorini e se vi piace anche del sedano, io non lo metto perché non mi piace molto il sapore del sedano e poi ovviamente del sale per salare l'acqua. La prima cosa appunto da fare è proprio quella di mettere nel boccale l'acqua ed il pizzico di sale che ci occorre. Quindi acqua. Prendiamo il cestello, ci inseriamo all'interno la carne, in questa maniera, mettiamo il cestello all'interno del boccale, chiudiamo il coperchio ed impostiamo 15 minuti a velocità 3, 120 gradi. Andiamo via. A questo punto, con attenzione, svitate il tappo, attenzione al calore, e andate a mettere sempre nel cestello accanto alla carne le verdure. Qualcuna l'ho tagliata. Posizionate le verdure, potete procedere a rimettere il tappo, togliete il tappo del misurino, posizionate, io metto sempre un imbuto in modo che esca un po' di vapore, ma non tutto, ed impostate 60 minuti, 60, velocità 2, 120 gradi e date il via. Ci vediamo dopo. I 60 minuti sono passati, adesso vi faccio vedere il risultato. Quindi apriamo con molta cautela sempre il coperchio. Questo è il contenuto del cestello, vedete la carne, le verdure si sono ben cotte e adesso vi faccio vedere il nostro brodo. Guardate com'è bello. Quindi posso utilizzare sia il brodo per cuocere della pastina all'uovo, dei tortellini, e sia poi il bollito con le verdure da cucinare in padella. Poi vi faccio vedere qual è il risultato. Questa sera preparerò i tortellini in brodo e vi faccio vedere il piatto finale. Ecco i tortellini in brodo, vedete, sono buonissimi. E questa ricetta molto semplice, spero vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito come al solito a mettere un like a questo video, vi invito a seguirmi sul sito www.messiericiette.it dove trovate queste e tantissime altre ricette, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiarvi idee e consigli su robot da cucina e vi invito soprattutto ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier. E buoni tortellini in brodo per tutti!